Sono Franco Andaloro, un ricercatore dell'ISPRA. Insieme ai miei colleghi Manuela Falautano e Luca Castriota, presentiamo il progetto di formazione scuola-lavoro che facciamo con l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Nautico Gioreni Trebbia. Abbiamo voluto identificare come progetto un approccio allo studio dei cambiamenti climatici e del fenomeno dell'introduzione e diffusione di specie marine non indigene in Mediterraneo, perché queste tematiche sono estremamente importanti per i siciliani, ma soprattutto per le persone che si occupano di mare, come immaginiamo facciano i giovani che usciranno da un istituto superiore nautico. La problematica è estremamente ampia e importante. I cambiamenti climatici e le specie aliene marine in Mediterraneo rappresentano un problema importante. Noi lo descriveremo agli alunni durante il corso e lo relazioneremo ai principali meccanismi di azione e agli effetti che ne determinano. Il problema delle specie aliene marine è un problema planetario. Tutto il mondo, a tutti i livelli, in tutti i mari e gli oceani, vive questo problema, molto spesso legato alla globalizzazione dei trasporti che consentono ogni specie di essere ovunque. Ma il Mediterraneo è un caso particolare, perché oltre all'introduzione dell'uomo vi è la penetrazione per vie naturali. E potete vedere che il Mediterraneo è quasi completamente invaso da specie aliene, appartenenti sia al mondo animale con numerosi gruppi, tra cui i principali sono i pesci, i crostacei, i molluschi, ma anche al mondo vegetale con le alghe. In alcune aree, come nella parte orientale, il Libano, la Siria, i pescatori catturano per il 70% non più pesci mediterranei, ma pesci provenienti dal Mar Rosso. Ma anche la Sicilia, che nel Mediterraneo centrale è la piattaforma d'atterraggio ideale per le specie aliene provenienti dal Mar Rosso, è particolarmente invasa da numerosissime specie distribuite in tutte le coste, ma prevalentemente lungo la costa orientale, che è quella rivolta al canale di Suez. Tra queste specie, alcune impattano fortemente con alcuni aspetti economici, commerciali e con la salute. Per esempio, un'alga definita assassina, la Caulerpa taxifolia, insieme alla Caulerpa cilindracea, hanno invaso una parte della costa meridionale, creando problemi ai pescatori e intasando nelle reti. Un piccolo granchio, il Percnon gibesi, ormai è presente in ogni anfratto degli scogli dell'isola perché non ha competitori. Il pesce flauto, la Fistularia commersoni, lo troviamo addirittura nei mercati, mentre recentemente è arrivato un pericolo, il Lagocephalus sceleratus, il pesce palla maculato, un pesce che se mangiato può essere mortale e che grazie a un nostro primo allarme siamo riusciti a fermare in diverse aree mercatali in Sicilia. Le specie aliene arrivano attraverso una migrazione, attraverso il canale di Suez. Già 44 anni dopo l'apertura, nel 1902, è stata trovata la prima specie del Mar Rosso in Mediterraneo, la Tyrannomorus lacunosus, ma anche da Gibilterra. Oggi le specie che entrano da Gibilterra non sono più ritenute aliene, ma sono certamente specie che provengono da ambienti che non sono esattamente mediterranei. Altre vie di introduzione sono quelle volontarie. Pensate a quello che può essere sfuggito dall'acquacoltura. Oggi ci sono delle regole molto forti, ma in passato non lo erano. Per esempio, il Marsupilameus japonicus, un gamberone, si è tentato di allevare, non è riuscito a entrare nel ciclo commerciale, ma è presente a mare. Le stesse caulerpe di cui abbiamo parlato si ritiene possono essere sfuggiti dagli acquari, ma anche le esche vive, quelle che i pescatori usano molto spesso, sono esche aliene, il saltarello
coreano, ovviamente, proviene dai mani orientali. Involontariamente le specerie arrivano trasportate dal fuling, cioè dall'incrostazione degli scafi delle navi che arrivano da tutto il mondo, nelle acque di zavorra, che sono le acque che vengono messe nelle navi per evitare di farle viaggiare molto oscillanti, vuote, quando si trasferiscono tra un carico e l'altro, ma anche alcuni organismi, soprattutto batteri e parassiti, vengono trasportati tra in specie vive o morte che vengono importate nei vari paesi. Come si vede da questa immagine, il Mediterraneo è il mare più invaso di specie aliene in Europa, ma se sovrapponiamo l'immagine dell'invasione nel tempo a quella dei cambiamenti climatici, che sappiamo essere un problema estremamente grande, sappiamo che il mondo si riscalda e il mare più ancora, in quanto sebbene di meno gradi dura di più il riscaldamento, in quanto brevi periodi di freddo non incidono sulla sua temperatura, vediamo che l'andamento è uguale, quindi a un aumento della temperatura che registriamo da poco prima degli anni Ottanta, segue un'implementazione dell'introduzione di specie aliene invasive. Questo fenomeno lo abbiamo chiamato tropicalizzazione del Mediterraneo. Il motivo è legato al fatto che le specie aliene che noi riscontriamo sono tutte di origine tropicale e subtropicale, ma c'è un altro fenomeno sul mare legato al clima, quello che chiamiamo meridionalizzazione del Mediterraneo, cioè specie mediterranee che vivevano in acque più calde, per esempio nei mari del sud della Sicilia o sulle coste tunisine, o che comunque erano non troppo presenti, improvvisamente vanno verso nord e stanno aumentando di quantità. Pensate che le catture dei pelagici come il tonno, il pesce spada, il pesce vela, oggi stanno sempre di più registrando catture non solo delle specie temperate come quelle mediterranee che vedete nel grafico, ma negli anni anche di specie di affinità subtropicale o comunque di acque calde come i pesci vela, in netto aumento. Oggi possiamo dividere in due le catture, la maggior parte delle specie sono infatti termofile. Un altro problema noto è quello dell'acidificazione dei mari, che è un problema legato al cambiamento climatico e all'emissione di anidride carbonica. L'acidificazione, essendo incidente sugli animali a guscio calcareo, sta creando una forte modifica della biodiversità, soprattutto a quegli animali come gli echinodermi o i molluschi bivalve o gasteropodi, hanno una biocostruzione calcarea che indebolita li rende più facilmente aggredibili da predatori e comunque più al di là di questo abbiamo altri effetti che viviamo nella vita quotidiana. Le mucillagini, sebbene abbiano radici molto antiche, sono sempre più presenti in mari che si muovono di meno per il cambiamento climatico. Le correnti marine stanno cambiando e cambiando le correnti marine il trasporto dei nutrienti, e per questo avvengono, come nel sud della Sicilia, dei totali collassi di stock pescabili, quindi marinerie che entrano in crisi per la mancanza di sardine e di acciughe, e anche le meduse che si offrono quotidianamente nei mesi estivi a aggredire i bagnanti sono spesso collegate a meccanismi di cambiamenti climatici. I pescatori ci hanno dato grandi contributi nello studio e nella difesa dalle specie aliene, infatti molte delle specie che sono presenti nella banca dati che l'ISPRA sta portando avanti per conto del Ministero dell'Ambiente in Sicilia e della Regione Siciliana
ci provengono da segnalazioni dei pescatori, un percorso di citizen science, di collaborazione col cittadino che dà grandi risultati. Le finalità del nostro corso sono rivolte a formare gli studenti su questi temi. Saranno informati sulle nozioni basilari inerenti alla tematica delle specie marine aliene in relazione ai cambiamenti climatici. Verranno acquisite le principali conoscenze riguardanti le specie di recente introduzione in Mediterraneo, con particolare riferimento alle specie che hanno effetti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla pesca. Gli studenti approcceranno le principali tematiche di monitoraggio delle specie marine aliene. Il progetto finale sarà un elaborato descrittivo e fotografico delle principali specie aliene studiate. Verranno presentate le attività e l'inquadramento della problematica, le metodiche di studio delle specie aliene, l'introduzione e l'identificazione tassonomica delle specie ittiche, le specie aliene presenti nei mari italiani e il loro impatto sull'economia, l'ambiente, la salute, la preparazione di questionari per gli operatori del mare, interviste agli operatori, l'elaborazione dei risultati. E sarà, come abbiamo detto, steso un report finale. Noi teniamo molto al trasferimento di questa tematica, soprattutto a giovani che hanno scelto il mare nel loro futuro, per diversi motivi. Uno, certamente, l'utilizzazione di buone pratiche. Sappiamo che il cambiamento climatico ha radici umane, poter avere buoni usi dell'energia, poter ridurre le emissioni di CO2 può contribuire certamente al problema del riscaldamento globale e ognuno di noi ha un compito importante e la quotidianità a poi realizzare opere importanti a tutela dell'ambiente, ma anche, essendo con ogni probabilità prossimi attori del mare, il loro ruolo di citizen science, di collaborazione con gli organi governativi per contrastare le specie aliene, la difesa dell'ambiente, potrà essere essenziale.